Il comune di Piaggine punta a potenziare la struttura sanitaria e di conseguenza il servizio di tutela della salute per i cittadini dell'area dell'Alto Cilento e del Calore Salernitano, un progetto su cui sta fortemente puntando il sindaco Guglielmo Vairo e che nei giorni scorsi ha ottenuto anche il supporto della provincia di Salerno, che in consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione relativa alla trasformazione del punto SAUT di Piaggine in punto PSAUT. Raggiunto telefonicamente, il primo cittadino Guglielmo Vairo spiega quali saranno i servizi sanitari che potrebbero essere prestati nella struttura in caso di accoglimento da parte dell'ASL di Salerno della proposta. Il consigliere Guzzo ha preso a cuore questa iniziativa del comune di Piaggine, che in particolare riguarda la sede del SAUT di Piaggine, che è quella cioè di potenziare i servizi sanitari e trasformare il SAUT in PSAUT. Questo significherebbe avere una struttura aperta al pubblico e quindi a tutto il territorio, significherebbe avere una piccola sala per piccoli interventi, una piccola attrezzatura per mettere sotto osservazione i pazienti che hanno dei problemi che non giustificano un ricovero e non giustificano un pronto soccorso tramite 118, ma chi ha appunto dei disagi di salute, delle emergenze, dei problemi, può recarsi in una struttura che è aperta 24 ore su 24 a disposizione dell'intero territorio. È proprio la territorialità la forza di questa proposta, che non riguarda solo il comune di Piaggine. Il SAUT ha sede a Piaggine, ma questo servizio comprende una serie di comuni, soprattutto quelli più vicini, fino a estendersi a quelli dell'intero comprensorio della comunità montana. L'occasione si è data appunto in prossimità della redazione dell'atto aziendale dell'ASL, che verrà redatto appunto dal direttore generale dell'ASL, il dottor Iervolino, e che poi verrà sottoposto all'attenzione della Regione, la quale dovrà impiegare anche delle risorse e quindi dovrà decidere dove impiegare queste risorse. Noi confidiamo sul fatto che è un intero territorio a chiederlo, confidiamo sul fatto che Piaggine è un'area molto interna ed oggi c'è molta attenzione sulle aree interne e sui piccoli comuni, per cui riteniamo che ci siano tutti i presupposti e abbiamo seguito una strada, quella istituzionale, la strada più opportuna che un sindaco e un territorio deve seguire. Quindi siamo partiti da Piaggine, ci siamo confrontati sicuramente con chi è più competente di noi e quindi con la dottoressa Arcaro, che è la direttrice del distretto Capaccio Rocca d'Aspide, la quale insomma ha manifestato la sua simpatia per questa iniziativa, quindi si è espressa anche in maniera informale positivamente riguardo questa iniziativa che partiva da Piaggine e riguarda però l'intero territorio, come dicevo.